trascurata dalla musicologia, dalla storia ufficiale, è rimasta una figura sempre un po' all'ombra, è un tipo di musicista, una figura professionale che è esistita veramente, avete visto, è quello, il musicista che si accompagna, il cantore che si accompagna suonando uno strumento, quindi è, se vogliamo, l'antenato del moderno cantautore, il cantante che tutti conosciamo, che si accompagna con uno strumento a corde. Ecco, questo modo di fare musica ha delle origini molto lontane, molto antiche. La mia ricerca non si limita, poi l'abbiamo già visto, non si limita a essere una ricerca teorica, no? A indagare soltanto degli aspetti storici di questa figura che il cantore al liuto, ma proprio di dare vita alla musica, perché tanta musica è stata scritta per i cantori al liuto, già fin dal remoto passato. Questo è un brano musicale ed è, per la precisione, quello che ho appena suonato, che abbiamo appena suonato, che ho cantato, e possiamo vedere sulla colonnina destra la partitura, quelle sono le note che io ho appena suonato. E ovviamente è una scrittura antica, è una scrittura che ha poco a che vedere con la scrittura musicale moderna. Il re Alfonso X, che fu re di Spagna, suo padre aveva unificato la Spagna, quindi Alfonso si trovò in un regno pacificato, unificato, ed ebbe modo e tempo e volontà di dedicarsi alle arti. Fu il primo sovrano illuminato. Lui è Alfonso X, questo signore in mezzo è il re Alfonso X, e qui lo vediamo nella prima miniatura, dove è circondato dalla sua corte, la sua corte musicale, se vogliamo, i suoi musici, i suoi poeti. Quindi vediamo dei cantori, vediamo degli scriba. Qualcuno sta annotando qualcosa, probabilmente sta dettando la musica il sovrano, perché si dice, vuole la leggenda, che molti canti li abbia addirittura scritti lui, di suo pugno. Sì, andiamo da questo. Questo è Orfeo che sta cantando sulla lira. E, è risaputo che, ecco, tutta la poesia antica era cantata, era interpretata da musici che suonavano in questo caso la lira. Ecco, il termine della lira in questo strumento particolare è uno strumento che, come molti nella terminologia, tende un po' a ingannare, come lo strumento della chitarra. Nel passato la chitarra era un'altra cosa rispetto a quello che noi pensiamo oggi, e poi lo vedremo. E in ogni epoca in cui Orfeo è stato rappresentato, gli è stato messo in mano uno strumento di quell'epoca in cui veniva rappresentata la figura di Orfeo. Il mito di Orfeo ha attraversato tutte le epoche, e in tutte le epoche i poeti ci si sono voluti riconoscere, soprattutto nell'epoca del Rinascimento. Ancora Orfeo, e anche in questo caso una calcografia del 500 sempre, Orfeo suona ancora una volta la lira. È uno strumento ancora diverso da quello di prima, perché vedete è uno strumento ad arco, è come una grande viola, un grande violino se vogliamo. L'utilizzo di questo strumento era molto particolare, non ha niente a che vedere con un violino, però non è la nostra sede adesso parlare della lira da braccio, però questa è una lira da braccio. Ancora la lira da braccio, e ancora Orfeo, in un bellissimo quadro sempre del 500, che suona la lira, ancora una volta la lira da braccio. Quindi i poeti e i pittori vollero sempre rappresentare Orfeo con in braccio lo strumento dell'epoca in cui vivevano, e lo strumento cambia appunto a seconda dell'epoca in cui viene rappresentato. E torniamo allora alle Cantigas, ancora dal manoscritto delle Cantigas, una bellissima miniatura. Qui ci sono due strumentisti e suonano due strumenti diversi, molto diversi, ma occupiamoci del liuto, questo grande liuto gigantesco, un po' come quello che ho suonato io prima. Infatti il mio liuto, questo, vuole essere una riproduzione in qualche modo di quello. Si vede chiaramente nella mano dello strumentista un plettro, sta suonando un plettro. Era un oud basso. Ora, ho parlato di oud. Che cos'è l'oud? L'oud è lo strumento arabo, forse lo conoscete. Questo, ad esempio, nasceva come oud.
Che l'oud sia un antenato del liuto cinquecentesco è una cosa risaputa. Questi sono ancora due liuti, due oud, se vogliamo, no? Però la fattura è diversa dall'altro, sono più piccoli intanto. E poi la disposizione delle corde in basso al ponticello, cioè in questa zona qui, in questa zona, se guardate la disposizione delle corde, è una disposizione molto larga, molto larga. Vedete quanto sono, le corde sono molte intanto, e sono disposte in maniera molto larga. Ci sono quindi dei dettagli che a me personalmente fanno pensare ad altri strumenti che ancora oggi sono suonati in alcune culture, come ad esempio vediamo la kobza. La kobza è uno strumento rumeno o ucraino, si suona in Romania e in Ucraina ancora oggi, e si suona la musica popolare tradizionale di quei paesi, di quelle zone. Ecco, qui vediamo ancora dei musicisti sempre dalle Cantigas di Santa Maria, ancora due suonatori di oud, due cantori a liuto antichi, siamo alla metà del 1200, ricordo. Quindi mi piace pensare che siano maestro e allievo, mi piace pensare che qui il suonatore arabo stia insegnando una tecnica sul liuto a un suonatore europeo che sta imparando. E stanno suonando questo liuto. Questo è lo strumento che stanno suonando, con delle piccole differenze a volte, però l'impostazione è proprio questa. Sono due liuti, anche se vengono chiamati oggi chitarra saracena o moresca, chitarra latina. Poi vediamo però, appunto, come ho accennato prima, che la chitarra è uno di quei termini insidiosi. Pensiamo che oggi qualsiasi costruttore o riparatore di strumenti ancora oggi si chiama liutaio, di qualsiasi strumento, eh? Chi fa i pianoforti si chiama liutaio, chi fa le chitarre elettriche si chiama liutaio. Questo ci fa capire quale fosse stata l'importanza nei secoli del liuto, no? È strano pensare che chi fa i violini si chiami liutaio. Vuol dire che era talmente famoso e talmente diffusa la costruzione di questo strumento che appunto è andata a generalizzare qualsiasi artigiano che costruisce strumenti. Ecco, questa è un'immagine di un progetto di liuto della metà, anzi della fine del 400, di un autore fiammingo. Si chiama Arnaud Desvolle. Arnaud fece tutta una serie di disegni che ancora oggi i liutai tengono presenti per la costruzione degli strumenti a corde. Quindi il liuto, che fu lo strumento dei solisti, lo strumento d'elezione dei poeti, coloro che appunto volevano cantare delle rime in musica e avevano bisogno di un appoggio strumentale. Fu lo strumento dei re, sappiamo, lo strumento dei principi. Lo strumento fu anche usato e molto spesso dai girovaghi, dai poeti girovaghi, dai saltimbanchi, dai trovatori, dai giullari, che lo portavano con sé affrontando le avventure dei musicisti di strada. Quindi era uno strumento che aveva anche una certa resistenza. Però, ecco, quindi uno strumento estremamente versatile. La leggerezza deve essere unita a un sistema di forze che tiene insieme questo strumento. Tutte queste fasce, queste doghe si chiamano, che formano il guscio, sono piccole fasce di legno, il guscio, la pancia, cosiddetta pancia. Il guscio è composto di doghe incollate, il numero delle doghe varia a seconda della grandezza del liuto, questo ne ha di meno, questo ne ha di più. Poi la tavola armonica, importantissima, è quella che suona. Le corde, la vibrazione della corda si scarica sul ponte, dal ponte alla tavola e determina il suono del liuto. La rosa, ecco, non ha solo una funzione, è molto bella, però non ha soltanto una funzione decorativa, ha anche una funzione acustica, perché il suono sembra che, avendo dei fori in questa zona, il suono esca e si propaghi su tutta la tavola, su tutto lo strumento con più facilità.
E poi abbiamo il manico. Il manico, anche questo, richiede una lavorazione incredibile. Il manico di questo liuto è tutto vuoto all'interno, è vuoto, è scavato. Poi la cavigliera, questa si chiama cavigliera, dove sono inseriti i piroli, si chiamano i piroli, per tirare le corde. Questo è del tutto simile a una chitarra, se non che è tutto legno qui, non c'è niente di metallo, è tutto legno. Ecco un liuto egizio. E c'era anche, pensate, un geroglifico che indicava il liuto, era fatto come un liuto, e si chiamava Nefer, e si ritrova spessissimo in molte iscrizioni, e questa è una cosa che ci fa pensare che fosse uno strumento cerimoniale. È scavato in un unico pezzo, vedete, il guscio e il manico sono tutt'uno, fino a qui. Il manico qui era inserito, invece, era inserito nel guscio e penetrava nel guscio per tutta la lunghezza, arrivava fino in fondo. La tavola armonica era quasi sempre, si pensa, quasi sempre di pelle. Alla pelle lo fissava il manico è come trapuntato nella pelle. E poi aveva due corde, mai più di due. La costruzione dello strumento dà degli indizi su come si suonasse, che cosa si suonasse. Probabilmente era uno strumento ritmico, molto ritmico, che faceva degli accenni di melodia, però uno strumento basso che serviva esclusivamente per accompagnare il canto. Non era uno strumento da virtuosi. E ci sono degli strumenti, paradossalmente, ancora suonati in Nord Africa. Questo strumento, questo musicista sta suonando un gumbri. Si chiama gumbri o sintir. E vedete, ad esempio, le mani, come tiene le mani, sta suonando senza un plettro lui, e questo strumento ha la particolarità che l'utilizzo della cassa armonica è un utilizzo percussivo anche. Loro suonano facendo il tamburo così. Suonano in questo modo. Un dito percuote la cassa e l'altro tira la corda. È una tecnica molto particolare. Però il liuto egizio non suonava così, era molto simile, ma non suonava così perché il liuto egizio ha un plettro di legno, quello. E questo plettro di legno era assicurato allo strumento tramite una cordicella, che è un sistema che molti liutisti dovrebbero ancora tenere presente perché ovviamente non si perdeva. Ecco, questo è il primo liuto italiano, un liuto italiano siciliano, siamo in Sicilia. E la data è 1140 o 1114, l'avevo segnato, 1114, che è la data di costruzione della Cappella Palatina di Palermo.